di queste cose. Ci siamo stati per... Buonasera a tutti e ben arrivati. Siamo alla seconda edizione di I luoghi da abitare. A spasso con la cultura non è altro che un'iniziativa che ovviamente il Bucaneve, come ogni anno, intende fare per Maggio dei Libri. Maggio dei Libri significa sponsorizzare quelli che sono i libri appena usciti, ma anche i libri che noi leggiamo e che possiamo condividere con gli altri, anche quello che ci ha lasciato il libro stesso. Soprattutto questa iniziativa parte da due concetti. Che cos'è la cultura? A chi si vuole riferire la cultura? A tutti, bambini, adulti comunque giovani, quei giovani che come Antonio hanno voglia di parlare di cultura. E parlare di cultura significa condividere delle emozioni, delle forti emozioni ancora, no? E per noi questo sarà un appuntamento di ogni sabato e lo faremo in vari posti della città, perché così ci facciamo conoscere come associazione, ma anche come lettori attenti alle dinamiche anche che succedono nei nostri territori. Fare un'iniziativa del genere significa innanzitutto conoscere i luoghi, perché magari non sappiamo che qui a via Trieste e Trento c'è il quadro di Dorotea Virtuso. Dorotea Virtuso è un'artista nostra, vieni Dorotea. Sì. Dorotea Virtuoso gestisce questo spazio. L'amore per la propria città comincia dal curare la propria aiuola, il proprio posto dove si vive, dove vogliamo essere coscienti che nella responsabilità di ognuno c'è quel senso del civico, che non fa altro che rafforzare quei concetti di comunità, di valori, quei valori dell'amicizia, del vicinato, che sono così importanti. Quindi la cultura scende in piazza, scende per le strade, dove vuole incontrare le persone e conoscerle anche per quei sentimenti che è in grado di far uscire attraverso l'arte, la poesia, attraverso ogni tipo di espressione artistica, anche la musica. Quindi chi desidera nelle volte successive dipingere, quindi in estemporanea, lo può fare tranquillamente, anche perché l'arte non è solo invisibile agli occhi di chi guarda, ma anche visibile a quegli occhi che sanno leggere, che sanno vedere. Quindi io passo la parola a Dorotea Virtuoso per spiegarvi il quadro di tutti. Buonasera a tutti, sono felicissima di avervi qui in questa iniziativa della dottoressa sociologa Maria Conca. È la prima tappa di leggere le poesie e la piazzetta di via Trieste e Trento. Questa piazzetta adottata da me e da altri sostenitori che hanno aderito a curare l'area verde e con sempre con la speranza che in futuro avremo una bella fontana, così possiamo annaffiare tutte queste belle piantine. Il quadro, il bacio, rappresenta l'amore universale. Tutti possiamo amare, tutti abbiamo il diritto di amare. Chiunque noi vogliamo, noi abbiamo in questa terra il diritto di amare, senza essere penalizzati soprattutto. Questo bacio è stato fatto nel 2014, di cui l'ho fatto in un... perché io di solito sono un'artista che disegna di notte. Io i miei quadri, tutti i miei quadri li ho fatti sempre di notte. Infatti se ho fatto qualche quadro di giorno la differenza si vede, poi qualche volta me lo farò di notte. E quindi niente, faccio che mi rappresenta tutto. Non ho finito mai di ringraziare anche al comune di Avellino che mi ha dato questa possibilità di installare questo. E quindi io vi auguro che con questa iniziativa, con questo tempo brutto che abbiamo trascorso tutti, si possa ricominciare con una poesia musica. E poi io dico sempre, un fiore non costa nulla, il gesto che non conta. E questo gesto vi auguro di avere veramente con tutti amore per la nostra città. E questo è quello che l'amore degli quattro amore per la nostra città, se noi andiamo alla nostra città e
le cose arriveranno sempre bene. Non lo so, dobbiamo combattere, sì, combatteremo, certo non combatteremo, ma se dobbiamo combattere, dobbiamo combattere per una giusta causa, perché ci teniamo a farlo e vogliamo avere le cose giuste, ma giuste da amarle e di apprezzarle. Grazie. Grazie.